Allora, con Flavio Gulinelli, consueta intervista del bilancio di fine stagione, anche se non è il momento giusto. Le emozioni sono state tante, l'adrenalina è ancora in circolo dopo una gara 3 chiusa in un momento forse nel quale si poteva dare qualcosina in più. Sì, c'è indubbiamente c'è tanta amarezza. Purtroppo lo sport è questo, no? Grandi soddisfazioni e grandi dispiaceri. Intanto vorrei fare i complimenti e un in bocca al lupo grande ai nostri avversari per il proseguo del loro cammino. Per il quarto di finale contro Trento hanno, direi, meritato di superare questo turno. Noi ci abbiamo provato con molta generosità, con molta foga, però credo che ci sia mancata un po' di lucidità in alcuni momenti, alcuni episodi ci hanno tolto anche un po' di tranquillità, è subentrato un po' di nervosismo, abbiamo speso più energie nervose che non fisiche, siamo sempre arrivati fino sul filo del traguardo, ma non siamo mai riusciti a tagliare il traguardo. Ci riproveremo, insomma, è una promessa. E ripeto, il dispiacere è molto grande ancora. Una stagione che forse dividere in tre fasi. La prima fase ad inizio stagione dei buoni auspici. La fase di metà stagione forse un po' della delusione. La fase di fine stagione dell'entusiasmo e del tutto per tutto. Sì, noi abbiamo fatto un girone di ritorno direi molto buono, per il quale faccio i complimenti a tutti i nostri ragazzi indistintamente. Abbiamo avuto alcune situazioni nel finale di stagione regolare che ci hanno un po' penalizzati. E forse non abbiamo affrontato proprio i playoff nella miglior condizione, però ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo lottato a dispetto dei risultati, a dispetto dell'avversario che ci siamo trovati di fronte. Quindi sotto questo aspetto non posso riproverare nulla ai ragazzi, solo un appuntamento al prossimo anno, al più presto possibile. 2 anni fa eravamo qui a raccontare di un obiettivo non raggiunto con la retrocessione dalla 1. Quest'anno siamo qui a raccontare un traguardo storico raggiunto da Castellana Grotte. Flavio Gulinelli si ritiene soddisfatto? Ma è indubbio che l'amarezza di oggi nasconde tante situazioni, però sarebbe ingiusto pensare che o far coincidere i nostri risultati solo con la partita di oggi, solo con questo turno di playoff. Per cui credo siamo stati capaci di vincere 12 partite su 13 quest'anno. Fummo capaci di vincere 9 partite su 13 nello sfortunato campionato di 2 anni fa. La soddisfazione c'è più che altro non tanto per i risultati quanto per il lavoro fatto, per la crescita dimostrata dalla squadra, dai ragazzi. E chiaramente non nascondo che c'è rammarico, che avevamo un film negli occhi che ci poteva portare più avanti. Lo vivranno i nostri avversari. Complimenti a loro e noi ci riproveremo senza dubbio. Arrivederci all'anno prossimo, fa parte di un auspicio di Flavio Gulinelli o di un progetto di cui ne hai già parlato con la società? Ma adesso il parlare di futuro è fuori luogo, non, è un momento in cui bisogna smaltire questa delusione. Ne parleremo con serenità e troveremo sicuramente le soluzioni migliori. A quando irrompete le righe? Ma adesso vediamo, ma domani casomai, domani, martedì ci parleremo, poi vedremo
quando darci un arrivederci.